credo che sia il caso di cadere nella psicosi. Noi abbiamo dato dimostrazione del fatto che l'attenzione che noi poniamo nei confronti delle problematiche che attengono la sicurezza sul territorio sono nella nostra attenzione più assoluta. Anzi, la dimostrazione è proprio la tempestività dell'intervento e anche la conclusione, fortunatamente positiva, dell'intervento medesimo. Chiaramente siamo in un momento in cui non possiamo sottovalutare niente, nessun tipo di pericolo, nessun tipo di situazione. Così come è avvenuto a livello nazionale, anche sul nostro territorio c'è stato un sensibile rafforzamento delle misure di controllo, ma anzi questo deve essere una parola di conforto nei confronti delle persone. Persone che vedono più strutture, più agenti, qualcuno non lo vedono, ma c'è come comprensibile, perché ovviamente ognuno sa, fa il proprio mestiere secondo le metodiche necessarie, però ecco, proprio il fatto che una volta che avviene un allarme questo possa avere subito una risposta, così come è stato nel caso di ieri, è proprio la parola di conforto che noi tutti stiamo aspettando. I cittadini devono stare tranquilli, lasciarsi prendere dal panico vuol dire né più né meno che fare il servizio di coloro i quali seminano il terrore. Il terrore è esattamente questo, il cambiamento delle nostre abitudini, il cambiamento profondo, il non fare delle cose che altrimenti avremmo fatto. L'attenzione è giustamente deve essere massima da parte di tutti, senza che sfuggano però come dire, la parte dei cittadini e le collaborazioni necessarie che io richiamo sempre come elemento di fondo. L'abbiamo fatto per quanto riguarda i furti in abitazione in modo particolare, quindi non girare il viso dall'altra parte come qualche volta capita, ma anzi stare molto attenti alle cose che accadono sul territorio, e questo vale naturalmente anche con dei fenomeni particolari come quello di chi semina il terrore. Ecco, c'è stata un po' di paura in questi giorni anche legata al turismo a Como. Alcuni terroristi, si è visto in Francia, avevano chiesto un affitto breve ad una persona per appunto organizzare e mettere in atto l'atto. Da noi si è scatenata subito la fobia, con gente che invita chi affitta le stanze o chi comunque ha degli appartamenti, fa degli affitti a breve, a comunicare costantemente a chi di dovere i documenti di queste persone. Anche da parte sua rimarchiamo l'invito in questo senso, senza ovviamente rientrare nel terrore, nell'allarmismo ogni volta che magari persone di religione musulmana si avvicinano al nostro territorio. No, assolutamente, in realtà è soltanto un obbligo di legge quello che si sta portando avanti, poi qualcuno questo obbligo se l'era dimenticato per strada, ma certamente questo non è un fattore di grande rilievo. È certamente di rilievo il fatto che la legge in questo momento, il rispetto delle regole, debba essere assoluto. E il rispetto delle regole, guardate bene, che nel caso di specie era esattamente legato a questo tipo di fenomeno. Ricordate che questa norma è una norma che è stata ancora più rinfocolata a suo tempo durante il periodo delle Brigate Rosse. Era una delle disposizioni che ha reso possibile, tra l'altro, lo smantellamento proprio della rete delle Brigate Rosse a suo tempo. E uno sembra una banalità, ma al di là del controllo di polizia, così come lo intendiamo in senso tecnico, il controllo proprio delle abitazioni e della rotazione, del turnover sulle abitazioni è stato un fattore determinante. Per cui, rispetto delle regole vuol dire questo, vuol dire riuscire a capire che alcune finalità che apparentemente in questo caso sembrano avere legate, come dicevo, a un aspetto di carattere commerciale o soltanto al rispetto della legge, soldato naturalmente tra virgolette, in realtà hanno un valore decisamente più importante in alcuni periodi storici. Questo è uno di quelli. Poi avere l'idea che musulmano voglia dire necessariamente terrorista o qualcuno che si avvicina comunque a quel tipo di logica è completamente sbagliato. Credo che ci siano delle modalità assolutamente differenti di approccio alla religione, e lo vediamo anche attraverso tanti musulmani, tante associazioni. Ci sarà una manifestazione specifica quest'oggi da Milano proprio su questo argomento. Intendono assolutamente sconfessare non soltanto la loro appartenenza a questo regime di terrore, con questa volontà di attacco nei confronti dell'Occidente, ma anche allo stesso fondamento religioso del terrore medesimo, quindi il fatto che l'Islam sia connesso strettamente dal punto di vista religioso, quindi possiamo dire proprio dal punto di vista dell'esegesi della regione medesima, connesso appunto all'episodio del terrore. Tutti coloro i quali accedono alle nostre strutture d'accoglienza come richiedenti asilo sono tutte persone che vengono controllate prima, durante e dopo, quindi esattamente nella loro parabola, sia per quanto riguarda gli aspetti personali, l'eventuale come dire, appartenenza a delle associazioni non conformi, come possiamo definirle,
in questo caso, ma certamente per quanto riguarda poi il loro comportamento all'interno del territorio. Quindi il fatto che la prima cosa per noi è il rispetto delle regole e delle regole della convivenza sul territorio medesimo. Abbiamo avuto alcuni casi, pochi fortunatamente, isolati in tutti questi numeri che stiamo sviluppando, ma certamente abbiamo tenuto a che il rispetto delle regole fosse assoluto, sia all'interno del centro di accoglienza nel quale appunto venivano ospitati, sia all'esterno, sul territorio esterno. Per cui da questo punto di vista credo che ci sia da stare assolutamente tranquilli.